No, i colpi di scena sono stati veramente uno dietro l'altro, assolutamente tutti travolgenti, però magari hanno voluto lanciare un messaggio. Ma i messaggi, senz'altro, sono importanti per rappresentare testi che affrontiamo con leggerezza e ironia, però li affrontiamo sempre con un gusto anche di approfondimento anche culturale e sociale, e quindi cerchiamo anche sempre di trovare nella contemporaneità dei fatti tanto voi li dovete votare, questo lo sapete, vi hanno dato la scheda all'inizio quando avete fatto il biglietto, mi raccomando votate. Però io vi volevo parlare appunto di questa associazione culturale, appunto le luci della ribalta. Leggo bene, ufficialmente fondata a Bolzano, l'abbiamo detto, loro arrivano da lontano, nel 1995 da un gruppo di giovani che provenivano da diverse esperienze sia culturali che artistiche. Esatto, no, io personalmente ho fatto una produzione anche per il teatro a Bolzano, un progetto nazionale, e mi dedico sempre in questo settore, lavoro in televisione, però prendo molto anche il teatro, quindi abbiamo sempre cercato fin dai miei giorni di proporre cose anche nuove. Il nostro cavallo di battaglia era per la concorso di Woody Allen, l'abbiamo portato avanti per più di 10 anni, e abbiamo sempre poi ricercato un altro repertorio, anche invitando giusti famosi di professionisti anche per poter crescere e poter anche offrire al pubblico anche delle situazioni di commedia anche divertenti, ma anche professionalmente vale, insomma, ecco. Ecco che voi tra l'altro organizzate anche il mascherone, che è una cosa molto importante per la nostra parte. Esatto, noi ogni anno ormai da la 18ª edizione organizziamo un festival che si chiama Il Mascherone, è stata una produzione nazionale in cui le competenze vengono i DVD, la presentazione delle opere, è stata una cartellone con 3-4 proposte all'anno, e cerchiamo di offrire anche al pubblico anche una varietà di proposte che va a fare dal classico moderno contemporaneo, dedicato alla giornata della memoria, quindi anche perché il pubblico ha modo di vedere anche diversi lavori e soprattutto conosce la compagnia di tutta Italia, quindi anche un po'
un'ultima cosa sulla scenografia, me la faceva notare il nostro progetto. La scenografia, noi vediamo sempre delle scenografie potenziali, proprio perché abbiamo avuto tutta la recitazione dell'attore, però dando anche un impatto visivo anche potente, in questo caso sono una stanza di albergo, quindi poi sono ispirato anche gli artisti famosi, e quindi ecco, loro si devono muovere in una situazione anche un po' limitare la reputazione, anche costruire un studiante apposta per far saltare un po' questa anche il movimento provato sia da voi che anche da voi stessi. Ci auguriamo che tutto quello che hanno veduto sia stato no, intanto facciamo gli scherzi, quindi nel senso delle cose proprio vero, e cambierà con noi infatti di volta in volta. Bene, signori, loro sono Luci della Ribalta e questa sera hanno partecipato a questa importante iniziativa che si tiene a Castelfranco. Grazie di essere venuti. Thank you.